Era stato trasformato in sala di registrazione, ma in origine era un appartamento di edilizia popolare destinato a famiglie bisognose. E quanto hanno accertato i poliziotti del commissariato di Borgognina nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi al villaggio d'Usmet. Una situazione paradossale, quella verificata dagli agenti, che hanno anche potuto appurare come l'abitazione nella quale era stata allestita una sala professionale con tanto di insonorizzazione, mixer e strumenti per il trattamento del suono, fosse stata assegnata ad una persona che evidentemente, senza averne alcun bisogno, l'aveva ceduta ad un congiunto che l'aveva poi destinata a tale uso. Il responsabile è stato per questo deferito all'autorità giudiziaria. Diametralmente opposta invece la situazione di una famiglia che gli agenti hanno trovato ad occupare uno scantinato di appena 16 metri quadrati. L'immobile era stato loro affittato, ovviamente in nero, da un pregiudicato che l'aveva occupato abusivamente, come del tutto abusivo era il possesso dell'appartamento nel quale il pregiudicato stesso abitava. A fronte del versamento mensile di 100 euro, il nucleo familiare, che comprende anche un neonato di appena un mese, occupava un ambiente privo di finestre e di servizi igienici, approssimativamente allestito come appartamento e, come se non bastasse, infestato da insetti e muffe che rendevano l'aria al suo interno del tutto irrespirabile. Allertati i servizi sociali, i poliziotti hanno proceduto ad indagare in stato di libertà il pregiudicato, responsabile del reato di invasione di edifici.